Ben ritrovati. Questa puntata in realtà sarà un po' particolare perché durante queste registrazioni ci siamo sentiti con l'amministratore Canevari, il quale, che avete avuto già modo di conoscere nelle precedenti puntate, il quale mi ha dato un ulteriore spunto di riflessione. Per cui una brevissima e rapidissima pillola sul tema di quali sono le cose che migliorerebbe della mediazione. Siccome stavamo parlando tra di noi, allora ho detto no, rimettiamo il microfono, rimettiamoci, riprendiamo, perché questa è un argomento che potrebbe assolutamente rientrare a far parte di quelli di cui abbiamo parlato nelle precedenti puntate, per cui lascio la parola all'amministratore, che così almeno lo ascoltiamo su quali sono le cose da migliorare. Prego, prego, dottor Canevari. Buongiorno, avvocato. Questa è la mia opinione, per cui poi magari avranno modo di confrontarci anche col dibattito che seguirà, magari con i vostri ascoltatori. Da come l'ho percepita io, ci sarebbe bisogno l'istituto di mediazione, un istituto positivo dal mio punto di vista, l'ho già ripetuto più volte, è diventato quasi noioso, è stata un'introduzione decisiva in ambito condominiale. Quello che si può fare, secondo me, per migliorare è diffondere la conoscenza, cioè su due livelli io credo si debba lavorare. Diffondere la conoscenza dell'istituto nel grande pubblico, che poi alla fine è il, come dire, l'utente finale della mediazione, che nel mio ambito sono i condomini, è uno strumento poco noto al grande pubblico, perché spesso, soprattutto all'inizio, era un dibattito molto circoscritto agli addetti ai lavori, gli avvocati, insomma. Quindi andrebbe diffuso. Certa conoscenza andrebbe probabilmente diffusa anche tra i miei colleghi, perché a me è capitato più di una volta parlando con colleghi dicendo che utilizzavo la mediazione soprattutto come strumento per risolvere le morosità, e alcuni miei colleghi sono caduti dalle nuvole, cioè, erano stupiti di questa cosa, anche alcuni suoi colleghi erano stupiti di questa cosa, anche alcuni avvocati, però lì magari ci può essere, come dire, un microscopico conflitto, no, scherzo. E quindi lavorare da questo punto di vista, e poi magari anche, e so che l'ICAF per esempio lavora molto su questa cosa, perché nei corsi di formazione che avete che ha l'ICAF, diciamo, nel suo portfolio ce ne sono tantissimi che riguardano la mediazione, e anche aggiornamenti sulle possibilità della mediazione, anche e soprattutto rivolti a volte persone che lavorano come me nell'ambito della gestione dei condomini. E poi provare anche magari a creare degli eventi dove presentare, non so come dire, dei report, okay, su quello che si è ottenuto in questi anni utilizzando lo strumento della mediazione, sulle tempistiche, sulla soddisfazione di chi ha utilizzato la mediazione. Questa cosa, secondo me, potrebbe crescere l'interesse anche di persone che per ora la vedono con molta diffidenza o che magari non la conoscono nelle sue possibilità, e quindi, dal mio punto di vista, migliorare nettamente anche l'approccio con i lavori con i clienti, perché si sa che c'è quella possibilità di un osservatore terzo rispetto al conto, perché poi alla fine l'amministratore rappresenta sempre il condominio o una parte dei condomini, quindi non è più percepito come un arbitro, diciamo, è ormai vissuto come il capitano, diciamo, di una squadra in campo, e quindi la possibilità di avere un osservatore neutrale, insomma, che aiuti a dirimere le questioni conflittuali che in condominio sono veramente all'ordine del giorno, anche nel recupero dei crediti, che poi è, ahimè, uno proprio dei problemi fondamentali della vita condominiale, perché il condominio ha due generi di problemi: un problema tecnico che può derivare dal riparare delle strutture o degli impianti,
al quale è collegato un problema finanziario, cioè trovare i soldi per farlo, no? Queste due cose viaggiano insieme e spesso la vera motivazione dei condomini del non voler affrontare il problema tecnico è che non possono affrontare il problema finanziario. Quindi se gli diamo questa possibilità ulteriore come via per garantire correttamente che il condominio abbia a disposizione le risorse necessarie, secondo me alla fine ne trarranno giovamento tutti quelli che si trovano a gravitare nell'orbita del condominio. La ringrazio moltissimo. Sa che quando io definisco quando mi chiedono anche i miei conoscenti non addetti ai lavori e devo definire la mediazione, non so se lei trovo la sua, come posso dire, se anche lei è del mio stesso punto di vista, però a me piace definire la mediazione come uno strumento a misura d'uomo. Perché? È uno strumento sì formale sotto alcuni punti di vista, ma sotto altri veramente molto che si rende molto fruibile da parte di tutti. E quindi questo è un po' uno di quegli strumenti che ci in qualche modo può entrare proprio nelle case, no? Delle persone. Che magari rinunciano a dei diritti che pensano di avere perché è troppo costoso andare in giudizio e non sanno che c'è uno strumento meno oneroso sia a livello di tempo sia a livello di costi con cui possono ottenere degli ottimi risultati. Quindi questo suo discorso mi ha fatto proprio venire in mente che quando io parlo della mediazione la definisco proprio uno strumento a misura d'uomo. E quando ho avuto la possibilità di iniziare anche a condurre questo format, uno degli scopi che mi sono prefissata era proprio questo, di fare in modo che grazie anche a queste interviste io potessi divulgare il più possibile questo strumento. Per cui la ringrazio molto di avermi dato questo spunto. Perché questo video sicuramente sarà un video che verrà condiviso anche per dire sulle pagine social, perché credo che il fatto di ribadire che esiste uno strumento di un certo tipo che consente di arrivare a un risultato molto simile al risultato che si ottiene in un'altra sede, ma con costi più bassi. Sicuramente è qualcosa che potrebbe cambiare il punto di vista delle persone, però lo cambia solo se questo viene conosciuto. Peraltro, ne approfitto anche per ricordarvi che l'anno scorso c'è stata una verifica che è stata svolta dal Ministero della Giustizia presso l'organismo ICAF. E il Ministero della Giustizia ha rilasciato una dichiarazione nella quale si complimentava con ICAF per il raggiungimento degli accordi, il numero di raggiungimento degli accordi. Quindi, sicuramente è ottimo anche lo spunto di far sapere il più possibile come vanno le mediazioni in ICAF. Spesso quando si fanno i corsi, il dottor Giordano e i docenti ricordano che questo organismo è un organismo che vanta, molti accordi chiusi positivamente, lo diciamo spesso anche negli incontri di programmazione, ecco, negli incontri informativi. Quindi io la ringrazio moltissimo di questa ulteriore pillola perché sicuramente, anche se è sorta, così tra di noi, però ci consentirà di divulgare ancora di più questo strumento. Quindi ancora grazie e una buona giornata, dottor Canevari, e una buona giornata a tutti voi. Arrivederci.